Benvenuti sul podcast di Ethereum Italia. Sono Leonardo Pedretti. Ed io, Jacopo Pedretti. Con questa serie di podcast vi terremo aggiornati sulle novità e curiosità del mondo Ethereum, lo standard delle piattaforme blockchain. Bentornati tutti quanti sul podcast di Ethereum Italia. Anche la pandemia non ci ferma e non ci fermerà mai. Oggi, ovviamente, con me c'è sempre il mitico Leonardo. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti. Ed è tornato a trovarci un altro mitico a questo punto. Ciao Alessandro. Ciao ragazzi. Come state? Beh, si potrebbe andare meglio, però. Insomma, sì, a casa in mutande, più o meno, come status. Per fortuna che siamo solamente audio e non video, quindi non ci possono vedere. Non siamo come i generali sovietici, capito? Con grande uniforme e poi mutandoni sotto. È più o meno 2 ore che sto seduto, non so voi. Io da quando mi sono svegliato. Ma di la verità, hai dormito direttamente sulla sedia? Divano. Ecco, il classico programmatore comodone. Sentite ragazzi, qui... Qual è il menù della giornata? Di che si parla? Esatto, perché qui con pandemia o meno, comunque il mondo va avanti, ci sono sempre tantissime manifestazioni, ormai tutto online, la programmazione del mondo Ethereum procede a sprombattuto e c'è una novità, come dire, juicy su cosa di questi giorni, cioè non è proprio di questi giorni, però in questi giorni si stanno avendo sempre informazioni, come dire, sempre più dettagliate. E stiamo parlando di BTC. Che ne pensate? Ale, vai, passo la palla a te, sei più tecnico. Inizio io? Vai. Passiamo, cioè, volevo chiedere prima voi cosa ne pensate e poi passiamo anche al lato tecnico, però aiutiamo anche un po' i nostri ascoltatori, introduciamo che cos'è TBTC, quali sono le problematiche che si stanno avendo con BTC nel portare Bitcoin nel mondo Ethereum. E soprattutto perché è utile portarlo. Posso fare un'introduzione? Vai! Allora, è un argomento che a me interessa particolarmente, perché sapete che poi io ho sempre le orecchie verso l'interoperabilità, queste cose qua, quindi questo qui è sempre un caso di interoperabilità, anche se solamente di valore, no? E guardavo dall'anno scorso, più o meno quando è nato il mondo DeFi, no? Che sono nati i primi DeFi Pools e tutto, che c'era appunto... il così chiamato Wrapped Bitcoin, il WBTC. Un po' il nonno di questa generazione. Sì, esatto. Dove, come funzionava? Tu potevi wrappare, quindi spostare i Bitcoin dalla rete Bitcoin e generarli in rete Ethereum attraverso i Wrapped Bitcoin, quindi con la sicurezza che ogni Wrapped Bitcoin era coperto da un vero Bitcoin e quindi poter interagire con il Bitcoin in tutte le applicazioni di DeFi, no? Infatti l'abbiamo su Compound, l'abbiamo su un sacco di applicazioni. Però il Wrapped Bitcoin aveva un limite, che il limite è che la trasformazione, no? Fra il Bitcoin nella blockchain di Bitcoin e il Bitcoin creato su Ethereum attraverso come token ERC20, era fatto attraverso un custodian. Quindi cosa c'era? Tu passavi da un custodian che ti faceva un know your customer, un anti-money laundering, tutte queste cose qua. Un po' come un exchange, diciamo, di quelli legali. Aiutiamo un attimo anche i nostri ascoltatori con i termini. Okay. Esatto. Quindi tutte queste forme comunque di sicurezza e c'è un ente che garantisce che quel Bitcoin esiste veramente, è veramente in mano a questo ente sicuro. E questo ente sicuro, se tu vuoi tornare nella rete Bitcoin, ti può bruciare il Bitcoin wrappato e darti il Bitcoin che tu avevi messo e avevi dato a questo custodian. Okay. Quindi, e già comunque col Wrapped Bitcoin abbiamo avuto una crescita di Bitcoin wrappata fantastica, perché comunque già con un sistema del genere... Comunque siamo arrivati a... Adesso vediamo esattamente quanti... Vediamo un po' di metriche, dai, che queste sono sempre molto interessanti. Andiamo su DeFi Pulse, vediamo un po' quanti... DeFi Pulse, un po' la Bibbia per i nostri ascoltatori, defipulse.com, per vedere qual è lo stato attuale del mondo DeFi. Allora, Oddio, ma è salito... Dove è finito?
Ragazzi, un attimo che non lo sto trovando. Eccolo. Il Wrapped Bitcoin, ancora è nona posizione, ha dentro ben 8,9 milioni di valore in Bitcoin, che sembra una cifra non altissima, diciamo, però dobbiamo anche contare che lo stesso Lightning Network, per Scusa, esempio. hai detto lo Scamming Network? Esatto, questa rete sopra Bitcoin come Layer 2 ne ha 7,6. Però ricordiamo che il Lightning Network è stato pubblicizzato in tutte le paste possibili come futuro dell'umanità e il Wrapped Bitcoin a livello pubblicitario comunque eccetera è stato molto molto in sordina. Quindi è un ottimo risultato, no? Già come cosa. Ricordiamoci che scusate, il Wrapped Bitcoin, scusa, no, il Lightning Network Sì. viene spacciato da molti come il futuro dei pagamenti sulle cripto, proprio perché è molto veloce fare transare su di esso, eccetera. Quindi non stiamo parlando di un progetto marginale di Bitcoin, ma forse stiamo parlando della punta di diamante Sì. dei progetti su Bitcoin ora. Ah, Sì. quello che sta apparentemente per scomparire dalla classifica, molto interessante. Che poi è quello che su Ethereum, cioè noi abbiamo Raiden su Ethereum che fa più o meno la stessa cosa e non è visto come il futuro grande di cioè, sì, Ma no, funziona, è ma sì, carino. è un POC, Raiden. Cioè, possiamo però dire, ad esempio, andando sempre su defipulse.com, andando nel settore pagamenti, noi vediamo Lightning Network al primo posto, poi c'è XDAI e Connext. In realtà tutti questi qua sono ormai sistemi che, vabbè, trovano ancora il loro spazio, ma sono totalmente sorpassati da tutto ciò che oggi è il mondo DeFi, come lo conosciamo sul mondo Ethereum, perché non hanno neanche più tanto. Secondo il mio punto di vista, ragion d'essere, perché a che serve? Cioè, a che serve una cosa così dedicata come Lightning Network o similari quando tu le stesse cose le puoi fare tranquillamente nel mondo Ethereum con stablecoin e via dicendo? No, dal punto di vista del consumer, fai molto prima a spendere i tuoi USDC o DAI a questo punto, perché tanto viaggiano su rete Ethereum 10 secondi e hai, diciamo, la tua conferma, più o meno il tempo di un POS. Quando il POS sarebbe, non parlo di Ethereum, ma il POS del supermercato, quando tu appoggi la carta e ci metti, quanto ci metti? 10 secondi, no? Più o meno. Stessa cosa, ci puoi lo stesso tempo che ci mette a confermare una transazione Ethereum, più o meno. Quindi, alla fine, come user experience, utilizzare USDC, utilizzare una carta bancomat, una carta di credito al supermercato è uguale, giusto Ale? Sì, poi comunque contiamo anche il fatto che alla fine quello che abbiamo visto in 10 anni, 10-11 anni nel mondo cripto, è che, e parlo a livello di pagamenti, non parlo a livello di altri applicativi, le stablecoin come concetto stanno avendo un successo che in tutti questi 11 anni l'idea di pagare con le cripto non stabili non sono mai riuscito ad ottenere, ecco. C'è anche da contare questo. No, allora, ti parlo della mia esperienza. Io quando iniziavo Bitcoin nel 2013 c'era questo posto dove andavi a comprare la birretta, no? Diciamo, classica beer shop. E c'era piena di gente che si pagava la birra col Bitcoin. Io ho detto, siete pazzi, no? La vostra narrativa è Bitcoin arriva, all'epoca stava, diciamo, neanche a 100 dollari. La vostra narrativa è Bitcoin arriva altissimo. Allora, se arriva altissimo, che senso ha fare un programma di svendita dei propri asset a livello finanziario, se voi pensate che arriverà a tantissimi E quindi soldi? sono capaci di aver speso una birra tipo 400 euro ai livelli del Sì. 2017, tipo. Ma anche più, ma il fatto poi, diciamoci la verità, adesso non è che fosse sbagliata la loro scelta, un po' folle, diciamo, col senno del poi, No, però ma se noi ragionamento ricordiamo un finanziario. attimo, ma i ragazzi hanno anche spirito di Però aggregazione. anche, però noi pensiamo che BTC è nato come peer-to-peer cash. Quindi, come Quello è dire, vero. pagare, cioè quello come è nato, poi ovviamente non lo è nella sostanza mai stato, tantomeno lo è oggi, però all'epoca forse un senso lo aveva in certo qual modo. Poi certo, col senno del poi, guardando quello che ha fatto, quello che i valori di oggi, è un po' come quello che ha pagato 10.000 BTC una pizza. Cioè, Ah, c'era da esatto. fare il birra day oltre che pizza day. Sì. Esatto. Ragazzi, ritornerei un attimo sul tema TBTC. Però Sì. TBTC è molto legato a questa tematica, Ale. Cioè, nel Eh senso, sì, infatti, perché perché volevo. TBTC potrebbe avere impatti sulla DeFi e sul Tematica mercato?
tematica, ricordo di utilizzare effettivamente il Bitcoin non solo nel senso di tenerli fermi da una parte o di spostarli da A a B, perché questo poi alla fine è, come dire, il punto nodale del perché si stanno facendo, trovando, si sta ricercando molto soluzioni per portare Bitcoin nel mondo Ethereum di fatto. Prima si parlava, perché secondo voi TBTC potrebbe essere uno di quei punti chiave su cui fondare il cosiddetto flipping gare? Adesso mi stai mettendo un bel po' di carne al fuoco. Allora, bella, partiamo con un attimo, calma, un attimo dalle basi, del perché è importante questa tecnologia qui, prima di tutto. Vai, vai. Perché? Mentre il Wrapped Bitcoin, come abbiamo detto prima, c'è in mezzo un custodian, quindi non è una procedura totalmente censorship resistant, decentralizzata. Che cos'è un custodian? No, che cos'è un custodian? È un ente, un'azienda, che fa da garante e dice... Io garantisco che tu mi hai dato questo Bitcoin e ti ho generato le assituanti sulla rete Ethereum. E prima richiesta io te lo ridarò indietro. Esatto, esatto. Quindi comunque ricordiamoci che questo grande successo del Wrapped Bitcoin, avendo un custode in mezzo, vuol dire che una volta che si riesce a fare la stessa cosa, senza più custode in mezzo, in teoria, per varie motivazioni che andiamo a spiegare dopo, poi con più calma, il successo di questo tipo di struttura, però senza più avere l'ente in mezzo, dovrebbe essere incredibile. E quindi perché è importante l'uscita del TBTC? Perché anche se in maniera molto complessa, perché comunque ci sono vari passaggi e anche con delle strutture di layer 2 in mezzo, i detentori di BTC, e secondo me di questi ce ne sono tantissimi, possono finalmente entrare nella rete Ethereum con i loro Bitcoin senza dover passare per il custodian, il know your customer, l'anti-money laundering. Ma scusa, io non potevo fino ad oggi, quindi mi stai dicendo che, perché anche per farlo capire un po' a tutti, no? Mi stai dicendo che io prima non potevo andare su un DEX con i miei Bitcoin e andarli entrare nella rete Ethereum? No, perché comunque come i DEX sono su Ethereum. È incredibile questo mi stai dicendo. Cioè, nel senso, la prima cripto che è stata creata ha bisogno di una cripto che è nata anni e anni dopo per fare un'operazione decentralizzata. Quindi tu mi stai dicendo che Bitcoin non è decentralizzato, cioè è decentralizzato forse qualche operazione, ma non... Diciamo che c'è sempre una cosa che io ho cercato di sottolineare ogni volta che parlo con amici o comunque qualcuno mi chiede il mio punto di vista, che Bitcoin è bellissimo, non voglio dire niente, eccetera, eccetera. Tanto tutti sanno cosa ne penso del Bitcoin. Comunque, questa è la versione esatto, politica. Esatto, per mantenere il focus su TBTC. Vai. Il problema qual è? Che quando tu hai dei Bitcoin, quello che ti permette di scambiarli poi dopo in moneta stabile o in altre cripto è sempre un exchange su cui devi passare, che sia comunque per forza centralizzato, perché ricordiamoci che su Bitcoin non c'è la virtual machine, non c'è la macchina virtuale all'interno, non ci puoi scrivere smart contract, quindi non puoi creare un DEX su Bitcoin per un motivo proprio prettamente tecnologico, semplicistico. E quindi comunque qual è il problema? Cioè, caso, ok, assurdo, no? Però improbabile ma non impossibile, ok? Tutti i governi del mondo che per comunque la narrativa dei Bitcoin, quelli fully maximalist, sono i cattivi dell'umanità che vogliono controllare tutti, eccetera, si mettono d'accordo per dire, bene, da oggi in poi il Bitcoin è legale, ok? Basta, non si può più avere niente in Bitcoin, è tutto chiuso, ok? Se tu hai dei Bitcoin e che questo porti a una bull run o a un super dump del mercato totale, non hai la possibilità di uscire, di dire io esco dall'investimento, vado in dollari, vado in euro, vado in un'altra cripto, perché dovresti passare comunque per un exchange.
e quelli in questo caso particolare sarebbero tutti chiusi o illegali, quindi non potresti interagirci. E invece cosa succede? Nel il mondo, ed è per questo che questa secondo me è una cosa importantissima da sottolineare, su Ethereum invece, dove abbiamo sia stablecoin compliant come lo USDC, che è quello di organizzato e gestito da Coinbase, vuoi che sia con MakerDAO, quindi con il DAI, che invece è algoritmico legato agli Ethereum, quindi senza il garante in mezzo. Comunque tu hai la possibilità, senza dover passare per un exchange, quindi senza fare operazioni fuori dalla rete Ethereum, quindi operazioni non censorship resistant, quindi attraverso smart contract, di poter scambiare il tuo bene con un altro bene, che può essere una moneta stabile, può essere una qualunque cosa che tu decida. Quindi in un caso del genere, sulla rete Ethereum tu sei salvo. Scusa, però mi stai dicendo che quindi ci sono diversi livelli di centralizzazione, no? Cioè, nel senso, se io sono un nuovo utente, ok? E voglio entrare su Bitcoin, la cosa più decentralizzata che esista è comprare probabilmente da una persona cash to Bitcoin con l'applicazione, no? Mi incontro una persona, sì. Poi da lì... Però è chiaro che non puoi spostare $1 milioni in questo modo. Tranne la mafia. Esatto, sì, però... Diciamo, è stato complesso. Però allora quello che ti voglio dire è questo: quindi sostanzialmente se acquisto Bitcoin tramite quinto incontro personale, da lì in poi fino ad oggi era un po' bloccato nel processo, diciamo, di decentralizzazione, perché poi dovevo, per passare ad altre blockchain tipo Ethereum, dovevo passare comunque per un exchange centralizzato o comunque sia utilizzare sistemi tipo Wrapped Bitcoin, giusto? Sì, esatto. Quindi non era liscio il passaggio, c'era cioè il livello di decentralizzazione minimo, cioè non c'era ancora un passaggio liscio, sì. Non c'era ancora il passaggio liscio, cioè decentralizzato tu decentralizzato. Allora, adesso si sta avendo questo nuovo passaggio. Esatto, perché allora il TBTC rimane comunque una tecnologia molto complessa nel come funziona e come tutte le cose che sono i primi, secondo me non sarà comunque il definitivo, però è la prima volta che si può fare questa cosa qui. Beh, un bel passo in avanti, Che, esatto, un passo avanti enorme, no. Aggiungerei, Jacopo. Cioè, che finalmente un detentore di BTC, senza dover passare per un ente terzo, poi c'è una dinamica comunque di designer che inizialmente sono comunque selezionati, poi diventano open, ma questo è un altro... di maniche, in maniera anonima può passare da, quindi mantenendo la sua anonimità, che questa poi è una cosa che secondo me per molti bitcoiner è importante, perché sai che hanno molto questa narrativa, no? Sì. Di passare i loro bitcoin dalla rete bitcoin a SC20, mantenendone il valore, perché questa tecnologia garantisce per ogni bitcoin creato sulla rete Ethereum il fermo di un bitcoin nella rete bitcoin, quindi è con una funzione anche di reverse, quindi tu cosa vuol dire? Che come puoi entrare, puoi anche poi dopo ritornare nella rete bitcoin, okay? Con lo stesso valore. Posso quindi un attimo sintetizzare per quelli che sono un po' nob come il sottoscritto, quindi con TBTC gli utenti possono andare sulla quindi uno va sulla DApp di TBTC, genera un indirizzo di portafogli Bitcoin, deposita il proprio Bitcoin a quell'indirizzo e ottiene un token TBTC. Allora, che va a finire un attimo, aspetta, questo però è il massimo assunto, che va a finire sul proprio portafoglio Ethereum. Se volessi riavere il mio Bitcoin indietro, lo vado sempre a riscattare sulla DApp e quindi il Bitcoin mi verrà poi rinviato nell'indirizzo del portafoglio selezionato. Sì, tutto quello che hai detto è perfetto, tranne un passaggio che secondo me ha fatto una semplificazione eccessiva. E il passaggio del mando il Bitcoin sul portafoglio, sì, per garantire il fatto che tu non possa poi creare un TBTC e poi spostare i Bitcoin come vuoi, la chiave privata di quel portafoglio che tu vai a generare, sì, tutto in realtà parte da Ethereum, c'è uno smart contract di TBTC, no? Sì. Dove, fai conto, utenti randomici, ok, possono fare da garanti e avere un pezzo di chiave privata
che poi andrà a generare un portafoglio sulla rete Bitcoin. Una volta fatto questo, tu mandi Bitcoin dentro questo portafoglio dove tu giustamente non hai le chiavi private, perché sennò poi dopo potresti fregare il sistema, no? Eh sì, lo svuoti a quel punto. E quindi questi utenti che hanno un pezzo di chiave privata non si conoscono, hanno questo bond che hanno generato con questi pezzi. Cosa succede? Dopodiché c'è una proof che fa in modo di andare a vedere, a tracciare che c'è stata questa transazione e veramente quel Bitcoin è dentro questo wallet, e viene mintato, cioè quindi viene creato il TBTC R20 su Ethereum. La garanzia del fatto che neanche i signer, ovvero quelli che hanno un pezzo di chiave privata, possono fregare il sistema, è che loro, per avere un pezzo della chiave privata, bloccano un numero di Ethereum dentro questo smart contract in controvalore con quello che viene generato. Quindi tutti Sì. hanno un disincentivo a fregare questo sistema Ma principalmente. spiegami una cosa, io non ho capito. Quindi, nel senso, questa procedura, insomma, tecnica, altamente tecnica, riesce a trasformare Bitcoin in Ether senza problemi, che senza frizione, Custodian. senza frizioni in mezzo. Che ne pensi? Cioè, nel senso, e questo è da cripto a cripto. Quello che manca, secondo me, per avere, diciamo, per abbattere il ruolo di importanza dei exchange tradizionali custodian, ok? È il fiat, cosiddetto fiat ramping. Cioè, io riesco a trasformare le cripto su cripto in maniera decentralizzata, però non riesco a entrare da mio conto corrente o da altre forme di denaro digitale in maniera completamente decentralizzata, giusto? Sì, Come si sì. fa a Dici risolvere secondo te questa cosa? del fiat ramping, ma Sì. secondo me ti dico, adesso ci sono un sacco di cose interessanti e anche lì è da vedere come si evolve. Il fatto che ovviamente stiamo parlando di R&D, quindi non abbiamo la certezza matematica di nulla, però già si vocifera e già ci stanno lavorando dei personaggi interessanti dietro. Del cosiddetti digital dollar, per esempio. Ok, ma io come Cioè, faccio ad acquistare un digital dollar? questo non si sa ancora, però pare che comunque sia gli Stati Uniti che anche altri paesi vogliano iniziare a utilizzare, generare proprio come stato. Adesso poi negli Stati Uniti c'è molto la combattuta, no? Di idee fra: lo facciamo come Stati Uniti, cioè come Stato, quindi torniamo al 1800, se non sbaglio, 35 come modello, o lo facciamo attraverso un ente tipo la Fed, però di dire i dollari a questo punto qua, anziché utilizzare tutte queste tecnologie complesse, fiat, che utilizziamo per scambiarli, per validarli, eccetera, usiamo direttamente una rete centralizzata. Poi anche lì c'è molto la diatriba, perché gli Stati Uniti sono più per un fatto anche di leggi che hanno creato negli ultimi tempi, per poterlo fare o su Bitcoin o su Ethereum. Poi chiaramente se lo fanno su Ethereum, perché Bitcoin, non avendo gli smart contract, fanno fatica a farlo in maniera centralizzata. E dall'altra parte abbiamo la Cina e altri paesi che invece stanno facendo ricerca e sviluppo per quanto riguarda le aspetta, Central Bank Digital Currency, quindi CB di sì, una cosa del genere, che sono appunto delle blockchain federate statali con le quali avere il loro yuan all'interno. Quindi c'è molto questa diatriba a livello politico, sicuramente porterà in qualunque modo si evolve, perché ha una semplificazione, un'interazione differente con il mondo blockchain, quindi è comunque un bene per l'ecosistema, secondo me. Poi ovviamente sono qui nella speranza che gli Stati Uniti abbiano la meglio da questo punto di vista, perché se io dovessi sperare su un dollaro, lo spererei su una piattaforma più decentralizzata piuttosto che una comunque dove il governo poi può andare a manipolare informazioni, eccetera. Ed è super interessante perché, come tante cose politiche, quello che noto, e sto leggendo molto su questo,
Sta capitando tutto molto velocemente e come tutte le cose le verremo a sapere quando già sono decise, quindi c'è molto da tenerci d'occhio dietro. Sembra una cosa molto avveniristica, ma non la vedo così lontana. Non la vedo così lontana perché nel governo Trump, in questo momento qua, tra i vari advisor comunque più importanti, ricordiamoci che c'è il fondatore di Circle, che il Circle è l'azienda che ha creato lo USDC, che è la stablecoin di Coinbase. Quindi c'è molto, diciamo, skill a livello sia compliant che anche di blockchain all'interno del governo in questo momento. E le conversazioni sono tantissime. E quindi è super interessante vedere come questa cosa qui si evolverà. Non la vedo così lontana, non la vedo così lontana perché siamo in un momento storico finanziario dove con la Cina che a quanto pare ha un'organizzazione comunque molto shady dello yuan e del proprio mercato, chiaramente i paesi occidentali stanno spingendo molto su creare delle strutture per fare in modo che certi tipi di governi non possono hackerare il sistema, perché ovviamente quando poi dopo vai a cercare di fregare il sistema finanziario per come è pensato, logicamente poi fa del male a tutti. E quindi c'è molto interesse, bisogna vedere un pochettino come si evolve, ma però io vedo tantissimo interesse da questo. Quindi potrebbe essere che noi senza accorgercene, quindi senza essere partecipe come scelta, diciamo, di questa cosa qui, ci ritroveremo ad avere dei soldi sul conto corrente, dove il conto corrente non è altro che un Coinbase. Quindi Beh, sostanzialmente non io male, potrei eh? avere i miei Figurati. soldi, magari che dal conto corrente potrei avere, diciamo, un plugin o direttamente integrato, che neanche me ne accorgo, per passare i miei soldi da USD a USDC. Oppure magari quando io mando i soldi a Coinbase, il back-end dal mio conto corrente con delle API, eccetera, il back-end USDC, così c'è il fiat ramping integrato. Sì, ti dico, se succede questa cosa qui, vuol dire che le banche comunque, anziché avere tutti i loro sistemi odierni, fiat, che ricordiamo che sono sistemi dove la maggior parte delle banche hanno sistemi che sono veramente molto, molto antiquati, e con moltissimi bug e una richiesta di developer, per esempio, di COBOL, cioè dei linguaggi che oramai sono nel dimenticatoio. Tanto ti ricordi, Jacopo, ne parlavamo anche l'altro giorno. Assolutamente. E questo è molto pericoloso. E quindi, per quanto la narrativa dei criptoanarchici sia le banche sono cattive, io il futuro delle banche, vederle come delle specie di Coinbase che fanno da custodian di wallet con dentro delle stablecoin, non la vedo così improbabile. Anzi, No, è molto probabile, c'è loro ma un vantaggio enorme perché hanno molte meno spese di sicurezza. E quindi riuscirebbero a dare dei servizi ai clienti superiori, perché potrebbero investire finalmente in UX UI, quindi facilità dell'applicazione, in comunicazione, eccetera, eccetera, piuttosto che in sicurezza informatica. Ed Beh, è, secondo me, un vantaggio enorme. ad esempio in Italia ha cominciato per certi versi, non, non è pubblicità, non è marchetta, ma è una notizia, a farlo a Bancasella, a fare la custodian di cripto. Sì. Ma qui, tornando un attimo, come si dice, a bomba sul discorso TBTC. TBTC è anche, come dire, un progetto in cui ci sono, come dire, grandi aspirazioni e viene riposta molta speranza, anche perché chi è che partecipa al progetto e, come dire, ci ha investito e aiuterà al lancio delle grandissime firme, sia del mondo DeFi che tradizionale. Pensiamo MakerDAO, Compound, Uniswap, ma soprattutto un fondo molto amato da Alessandro, è, diciamo che uno dei fondi di investimento americani più importanti nel comparto tecnologico e soprattutto blockchain, che ha 16Z. A 16Z a chi corrisponde, Ale? Andreessen Horowitz. Stiamo Però parlando. voglio sottolineare una cosa che Uniswap, ricordiamoci che quello si integra con tutto, perché comunque È la Uniswap bellezza di basta. Uniswap. Infatti, bello che non c'è un'azienda dietro che magari fa patti, eccetera. Se proprio è la cosa più semplice che esiste,
perché il valore di qualche cosa è legato a una pool con dentro un numero di quel token e un tot di Ethereum. Più Ethereum ci sono rispetto ai token, più il valore chiaramente sale, più token ci sono rispetto agli Ethereum, chiaramente il valore scende. La cosa più semplice di questo mondo è quella che win-win. Meglio. Esatto. E poi ricordiamo, tra le altre firme, un'altra non di minore importanza, sempre nel settore, che è Polychain. Sì. Diciamo che, come dire, è un prodotto che ci si augura tutti quanti, ovviamente, indipendentemente dal punto di vista di essere massimalisti, aficionados, Ethereum fanboys o meno, possa avere un forte successo, perché porterebbe, come dire, all'integrazione, un'integrazione maggiore delle tra i due più grandi blockchain oggi esistenti, quella di BTC e quella di Ethereum. Ed è fondamentalmente, tu prima hai citato Wrapped Bitcoin, quello che è il progetto che ha meno passaggi di mani, mano in assoluto. Ed è quello tra i vari che tenderà, perché tu hai parlato della fase iniziale, sarà un po' tra virgolette più centralizzato, ad essere più decentralizzato in assoluto, perché tutti gli altri, alla fine, tutti gli altri metodi che ci stanno per portare, non uso interoperabilità, però vabbè, per portare i valori di BTC all'interno del mondo Ethereum, in particolare nel mondo DeFi, sono tutti fondamentalmente centralizzati, quindi si deve passare quantomeno per un'entità riconosciuta, fidarsi di quell'entità, fare spesso e volentieri KYC, e chi dice che in altri non si debba fare KYC, però alla fine comunque uno si deve andare a fidare di un ente centralizzato e così via. Adesso starà un po' al mercato e alla squadra di TBTC mettersi alla prova e vedere se effettivamente riusciranno in questa impresa. Sì, allora, che io sappia, comunque, allora, non mi sono andato a vedere Chiedovegna, ma non mi sono andato a vedere se hanno avuto già delle validazioni importanti sugli smart contract, eccetera. Allora, tu dici per quanto riguarda l'audit? Sì, esatto, l'auditing. Allora, per l'auditing... Io non so perché, ragazzi, auditing è una parola che mi dimentico sempre. Ogni beh, volta ma è anche una parola bruttissima, perché alla fine vanno a fare la verifica del codice, scusate. Allora, l'auditing in realtà devono uscire i test, ma è stato affidato, se non ricordo male, datemi un attimo, forse un altro se lo ricorda meglio, a Consensus. Sì, nel programma di Consensus Diligence, no. Se non sì. Ricordo male. Ah, ecco qua, ho ritrovato. E praticamente adesso si aspetta i risultati che saranno pubblicati, vabbè, una volta che saranno disponibili. Però, come dire, TBTC, come nella miglior best practice attuale, quindi migliore pratica attuale di mercato, sta facendo fare una verifica formale del proprio codice prima dell'effettivo rilascio. Quindi anche questo, ricordiamoci, è un elemento molto importante, perché poi quando si parla di DeFi, protocolli, smart contract e quant'altro dove andiamo a mettere le nostre cripto, è sempre bene controllare, farsi anche parte diligente, perché non è che si può aspettare una manna dal cielo. Parte diligente è controllare se effettivamente quel protocollo è stato verificato, se c'è stata una due diligence da parte della community, da parte di società specializzate, vedere se ci sono stati bug nel passato, se sono stati, come dire, risolti, perché poi spesso e volentieri, se no, si piangono, possono piangersi lacrime amare. Ma io vorrei aggiungere una cosa su questo, che che appunto c'è una, anche qui c'è una visione a livello legale, secondo me, da sottolineare, nel senso che in temi molto early l'idea delle cripto era molto di, vabbè, sono cavoli tuoi, eccetera, eccetera. Però io noto che si sta spostando per... perché poi, tra l'altro, l'ho citato anche prima con Jacopo, si sta spostando molto l'attenzione, nel senso che tu sei un'azienda che lavori in DeFi, no? E se succede qualcosa al tuo protocollo,
credo che si evolverà così, ma penso che sia normale, cioè di buon senso. Se tu vuoi lavorare in maniera compliant negli Stati Uniti, eccetera, come applicazione DeFi, se succede qualcosa al tuo protocollo, devi anche poter ris dover rispondere poi come azienda. Cioè, lasciamo stare che su Ethereum e su smart contract, lasciamo stare questo. Però comunque tu o fai come Uniswap e altri che sono progetti open source e dicono: oh ragazzi, siamo in beta, può succedere di tutto, sappiate che... eccetera. Però se è un atteggiamento, come abbiamo visto, per esempio, che io questo poi l'ho criticato molto, anche nei nostri creati di Crypto Mercoledì, eccetera, e, di MakerDAO, cioè sei agli inizi, ci possono essere un sacco di bug, un sacco di cose magari pensate male, che tutto si può mettere a posto, cioè, siamo comunque in software, quindi... E ti vai a vendere nel mercato, quindi agli utenti, come la piattaforma fighissima, allora i regolatori stanno iniziando comunque, secondo me, si andrà sempre più verso quella situazione, di dire: se tu però fai delle promesse agli utenti, ricordati che se succede qualcosa dovrai poi risarcirli. E questo, se si evolve così a livello legale, è solo un bene per tutti. Perché quando si utilizzano applicazioni di DeFi, no? Giustamente, molte persone hanno un sacco di FUD, cioè Fear, Uncertainty and Doubt. Quindi paura, incertezza e dubbi. Perché appunto vanno a vedere nello scheletro, no? Dicono: ma è centralizzato, è decentralizzato, ma lo smart contract, ma qui, ma là. Quindi Bla bla bla. se comunque si crea un consorzio, diciamo, di applicazioni che comunque hanno anche, come poi succede con le banche, cioè una cosa normale quando si parla di finanza, delle garanzie agli utenti, questo è solamente un bene. Quando si parla di DeFi, specialmente. E poi in più, c'è anche da contare che sono comunque strumenti finanziari, soldi, eccetera. Quindi io vedo molto un'evoluzione in questo senso, che anche i regolatori iniziano a chiedere più sicurezza a questo genere di applicazioni qua. Quindi mi stai dicendo che praticamente stiamo assistendo a una sempre più integrazione tra le cripto e la finanza tradizionale. La DeFi potrebbe essere un passaggio momentaneo, diciamo, no? Un intermezzo per questo tipo di passaggio più completo, o potrebbe essere una parte integrante del processo, però si centralizzerà sempre un pochino di più perché... Secondo me ci sono due layer di applicativi. Ci sono, allora, degli applicativi che sono pensati business oriented e degli applicativi che sono open source, tra virgolette. Prendi Uniswap. Uniswap è totalmente open source, quindi non ha alcun genere di incentivo a dire: oh ragazzi, è una figata, quando in realtà magari è pieno di bug. E appunto è organizzato in maniera anche legale e giuridica, come foundation, no profit, quindi solamente come anche team di ricerca e sviluppo che sviluppano questa cosa. E lì, comunque, diciamo che vedo che non ci sono grosse problematiche. Il problema dov'è che parte? Quando tu invece hai un'azienda for profit, quindi giustamente, perché poi cioè, è così che funziona il mercato. Tu punti ad avere un sacco di utenti, no? Un sacco di gente che arriva per utilizzare il tuo prodotto, eccetera, e in quel caso lì devi dare delle sicurezze in più, perché tu comunque stai guadagnando su un applicativo come guadagnerebbe Facebook sulla sua piattaforma, ok? E quindi giustamente, se un tuo utente di una tua applicazione che sponsorizzi come applicazione utile perde dei soldi, se tu ne hai il totale controllo, quindi puoi, se sei tu che decidi il codice che c'è dentro, eccetera, e questa cosa qui non è totalmente open source, è giusto che tu ne risponda, è giustissimo. Sì, anche perché c'è passa, se no, questa idea della totale irresponsabilità di chiunque butti fuori
un prodotto dove spesso e volentieri poi ci sono società, fondazioni, comunque gruppi di persone anche non, come dire, riuniti in società formali, ma la sono di fatto, dove ci vanno a guadagnare. Quindi non capisco perché debba passare, come dire, questa idea, oppure come sono gli altri dicono, ma the code is law. Sì, vabbè, va bene quando c'è un esperto che può, come dire, vedere codice, allora lì sa benissimo quali sono i rischi del codice sottostante allo smart contract, e quindi può avere una valutazione. Ma ormai l'utente medio, anche parlando proprio in termini di mass adoption, non si va a vedere il codice dietro. Tu stai parlando della usability, no? Del sì. User experience e usability da parte dell'utente medio. Bitcoin è nato anche oggi, si può scaricare un wallet Bitcoin, installarlo, utilizzare in una maniera più decentralizzata possibile un Bitcoin, spenderlo, è un casino, un incubo, c'è una stringa di test, eccetera. Ethereum sta facendo moltissimo sull'usability, perché innanzitutto con l'introduzione di ENS tu ti puoi fare un wallet che è, che ne so, leonardo.eth, per esempio jaco.eth, alessandro.eth, quindi è più facile mandare a spendere. E quindi integrazione con, diciamo, la banca tradizionale, come abbiamo detto, USDC, Coin, eccetera. Cioè si sta andando verso una mass adoption piano piano attraverso gli strumenti di usabilità. Questo c'è su Ethereum, non vedo altro però nel crypto space. Non so voi se... Ma ti dico, secondo me... Sono bias o meno, ma non vedo altro. Sono molto d'accordo con te, perché secondo me ci sono comunque... Cioè, nel senso, però, secondo me non c'è una... Specialmente in questo momento storico, dove ricordiamoci che siamo agli albori, perché veramente siamo agli albori, perché vi dico, anche costruire applicazioni su Ethereum... Cioè, sì. C'è tutta una ricerca e sviluppo talmente tanto veloce, talmente tanto da trovare gli standard, talmente tanto così che molti bug, molte problematiche capitano anche perché tutto si sta evolvendo e questo è anche quel bello, no? Cioè, la sfida, ok, di lavorarci sopra. Sì. E quello che comunque, secondo me, siamo in un momento dove abbiamo... questa Internet of Trust, chiamiamola così per semplificare, no? La Internet della affidabilità, ok? In italiano. E dove ci sono un sacco di applicativi possibili, ma dobbiamo ancora scoprirli. Cioè, non sappiamo se in uno spazio temporale da qui a 10 anni andrà di più un tipo di applicativo rispetto che un altro, eccetera, eccetera. Quindi la ricerca e sviluppo è giusta in tutti gli anni, in tutte le situazioni possibili. Ed è giusto che ci sia. Cioè, è un bene, perché qualcuno ci beccherà, no? Cioè, sulla volta che si prova un po' di tutto. Il punto qual è? Che se tu, quando si parla di, non so, per esempio, Gitcoin, Ethereum Name Service, oppure Universal Login, no? Sono applicativi che non sono prettamente finanziari, ok? Quindi, sai, anche lì c'è molto meno rischio. E ci sono, chiaramente, non è che l'utente può perdere $1 milioni per un errore di NS, di Universal Login, no? Al massimo perde un non fungible token, che è bene, cede. E, quando tu vai a lavorare invece su delle mole di beni, come la DeFi, che comunque stiamo parlando di... Penso che anche dopo il crollo sia comunque più di $1 miliardo, no, dentro. Sì, siamo là comunque. No, comunque di valori elevatissimi, nell'ordine di centinaia 839 di milioni. Sì, ora stiamo recuperando, perché la TH in dollari è stato $1.3 billion. Comunque, bruscolini a livello, come dire, globale, ma nel settore sono una montagna di soldi. Cioè, guardiamo il mondo reale, no? Nel mondo reale, se tu vuoi fare un'applicazione che non è prettamente finanziaria, tu hai molte meno regolamentazioni e cose da seguire, giustamente perché stai facendo qualcosa che più di utilizzo, no? Se tu invece vuoi fare un PayPal o un exchange, cioè, giustamente devi avere una mole di regolamentazioni dietro molto più strong, ma è giusto che sia così, se ci pensate. Perché devi tutelare dal più esperto, ma anche dalla vecchietta che vuole utilizzare PayPal. Sì, se no è il Wild West, dove i furbetti guadagnano e le persone che magari si interessano così ci perdono solo dei soldi. Beh, quello che è successo molto, diciamo, nelle cripto, almeno nella fase iniziale, ora si sta andando verso una, diciamo, più una garanzia, cercare di garantire anche i nuovi utenti, ecco.
Sì, quindi comunque secondo me ci saranno un po' questi layer qua. Quindi da una parte hai dei progetti che sono community driven, open source, Quali ad esempio? e Facciamo un dall'altra esempio, dai, forse parte le conosci uno. chi? Il progetto. Uniswap. No, dai, su, non fare il modesto, che poi comunque sia anche interessante per la community, gli users, proprio per quello che dici tu, per il community driven, cioè ricerca di, come dire, di standard del lavoro che stai facendo Sì, insieme a Marco. il lavoro che stiamo facendo con Marco, in questo caso qui, per esempio, secondo me è molto importante infatti per questo come progetto reputiamo più importante che sia no profit, community driven, perché comunque ha senso sul lungo termine, secondo me, che diventi una specie di standard di sicurezza su cui poi dopo tutti hanno l'incentivo di lavorarci, piuttosto che con qualcosa che magari punta avanti un'azienda da sola, eccetera, eccetera. Perché quello che su cui abbiamo lavorato, che il core siamo alla versione 1.0, poi c'è Lab, che è lo strumento per semplificarne l'utilizzo, che siamo alla versione 0.1, ma abbiamo un sacco di cose che aggiungiamo molto fighe, permette secondo me due cose che sono fondamentali per eliminare gli strati di FUD del mercato che ci sono. Sia per applicativi layer community driven, quindi super open source, sia per applicativi compliant, diciamo. Perché da una parte genera in automatico, cioè by default, non puoi scappare da quello, degli standard di sicurezza che permettono a quell'applicazione di essere unstoppable. Unstoppable cosa vuol dire? Non vuol dire che ci puoi fare sopra, sei incentivato a fare sopra cose illegali, ok? Vuol dire Certo. che tu mi faccia un applicativo business driven, compliant, quello che vuoi, o che tu mi faccia un applicativo open source, foundation driven, quello che vuoi, mantenga by default uno standard di R&D e anche di, come posso dire, sviluppo futuro, eccetera, che renda questo applicativo unstoppable. Quindi indipendente. Stop vuol dire indipendente non dalla legalità, ma indipendente da protocolli terzi. Esatto, cioè io mi immagino per esempio se Maker Foundation, per esempio, ma poi ci sono anche utilizzi più smart, però se Ethereum Foundation, metti caso, no? Per qualche motivo fallisce, metti che si sveglia male Trump, okay? Dice no. Ma non mi piace la maker, via, ok? E qual è il problema? Che giustamente, per come è fatto adesso, dal DNS che ti porta al sito di MakerDAO, al front-end, alla struttura di oracoli, tutto il sistema crolla, ok? E quindi cosa vuol dire? Che questo qua ti porta che tutti gli investor, tutti quelli che lo usano, comunque perdono tutto quello che hanno dentro. Nel mondo reale di internet già abbiamo il layer unstoppable e il layer stoppable, perché abbiamo comunque il darknet e il net. Quindi abbiamo il net, che è quello trovabile sui motori di ricerca, compaiono e tutto, e poi il darknet, che comunque continua a essere unstoppable, legato a tutto quello che non voglio vedere. Se, nelle dApp qual è il problema? Che possiamo avere questi due layer, ma uno dei due layer praticamente muore by default, cioè in realtà è molto meno unstoppable il darknet nel mondo Ethereum che il net normale. Perché? Perché se anche io creo un'applicazione unstoppable, io oggi posso creare una Silk Road, sapendo però che a un certo punto posso andare in galera come persona. Ah, certo. Quindi mi immagino che in futuro la stessa cosa succederà anche sulle DApp. Cioè, io posso sviluppare una roba illegale, come la posso sviluppare nel web normale? Non cambia niente. Assolutamente. Ma quella è una questione di software. Cioè, io posso creare il software più bello del mondo, poi a seconda di come venga usato il software, ovviamente non posso essere responsabile. Però se io creo il software, ci faccio un'azienda shady, oppure comunque mi metto d'accordo con delle persone, ci guadagno, lì, oh, il rischio ci sta. Però in realtà secondo me è molto più semplice da beccare
on-chain che off-chain. Ma questo è tutto un altro discorso che poi vedremo nel futuro. Beh, on-chain si lasciano tante tracce, quindi... Esatto. E per fortuna è stata fatta apposta, come dire. Ma infatti, nel senso... noi su che cosa ci siamo concentrati? E poi un'altra cosa molto interessante, cambiando un attimo argomento, poi faccio un attimo un riepilogo, sì. È che una cosa che distingue molto lo sviluppo del Web2 da quello del Web3 è che purtroppo nel Web3 abbiamo ancora uno sviluppo monolitico. Cosa significa? Che è una cosa che nella programmazione su Web2, cioè tradizionale, l'avevamo fino a 15 anni fa. Cioè che tu quando hai un'applicazione è tutto nello stesso codice, quindi se c'è un problema in una riga per un piccolo bughettino, magari hai scritto male una roba, ok, salta tutto. E quindi cosa abbiamo nel Web3? I fork, cioè Maker può forcare, ok, il codice. Ogni volta che Maker fa un aggiornamento, forca, tra virgolette, lo smart contract e pinga il front-end a un altro smart contract. Noi che cosa abbiamo fatto ricerca e sviluppo? Ma l'idea è di poter programmare delle DApp che principalmente siano a microservizi. Quindi c'è un contratto principale, che poi alla fine è il nostro core, del DFO core, al quale praticamente cosa fa? Lui si aggancia a vari smart contract e fa in modo che si interoperi questi smart contract nell'applicazione, no? Quindi se uno smart contract non è dentro fra quelli agganciati, non viene cagato. Scusatemi, okay. Termine volgare. Qual è la figata? Che questo qui permette di poter fare bug fixing. Cioè, cosa significa? Se uno smart contract ha un problema, A, non blocca tutta l'applicazione, ma blocca solo quel tipo di chiamata. E in più, in un secondo, si può rimpiazzare con un altro, che magari è la versione aggiornata e corretta. E questo quindi porta alle applicazioni da poter dire, beh, intanto partiamo in beta, occhio ragazzi, così. Poi piano piano, come poi funziona nel mondo del web 2.2, cioè non è questa perfezione nel software di fare una cosa perfetta, non c'è mai stata. Perché a certo punto si è voluto essere tutti perfetti, codi slow, eccetera? Cioè, perché è più facile così, perché comunque ricordiamoci che in Ethereum siamo in una ricerca e sviluppo continua, non abbiamo ancora degli standard precisi, cioè ricordati che nel web 2, se tu vuoi costruire un'applicazione, no? Domani vuoi fare una piattaforma che fa determinate cose, no? Tutti questi problemi di sicurezza oggi, come sviluppatore, tu neanche li conosci, perché sono by default negli standard. Quando tu apri un'istanza su Amazon Web Services, che è il cloud più utilizzato, tu scrivi i tuoi microservizi dell'applicazione in Node, usando React, tutto quello che ti pare, ma non, sono tutti problemi che non hai più. Cioè, tu non hai il problema della sicurezza informatica, del server nel quale sei, di tutte queste tipperie qua. Okay. È per questo che è stato il boom del mondo startup negli ultimi 10-12 anni. Stessa cosa su Ethereum, secondo me. Perché tu metti caso che tu hai una buonissima idea, no? Vuoi fare una DApp che fa X cose. Il problema oggi qual è? Che oltre che a pensare a quella DApp, devi pensare a tutta una serie di layer di sicurezza che tutti praticamente li fanno un po' in maniera diversa, però tutti si devono reinventare la ruota da capo, che è solamente un problema enorme, perché tu, oltre che doverti fidare che quell'applicazione è utile, figa, ti interessa, eccetera, devi anche andarti a vedere le basi di sicurezza che ha. Quindi c'è. Chiaramente è quello che crea il caos più totale, perché magari c'è un'applicazione bella, però c'è quella roba che è insicura, un'applicazione bruciata, un casino. E secondo me è molto importante. Ed è molto importante perché la sfida, cioè noi ci poniamo questa sfida qui nel core non perché crediamo solamente in quello, ma perché, che adesso poi ve la spiego, ma perché risolvendo la cosa più complessa, dopo tu sopra ci puoi costruire cose molto più centralizzate, però intanto sei sicuro del layer base che va a risolvere la sfida più complessa di tutto. Cioè quella di fare in modo che persone anonime possano, senza conoscersi l'un l'altro, organizzarsi on-chain per sviluppare un'applicazione
con delle logiche di voto e di governance programmabile, quindi ognuno può andare a programmare la propria governance come vuole, come ritiene meglio, e che tutti i pezzi della DAP vengono votati senza doversi conoscere come team. E quindi, ma non solamente gli smart contract, anche il front-end, che anche lì è un problema che è enorme nel web 3, perché tu hai questi front-end che non sono assolutamente what you see is what you get, in molti casi. E quindi questo cosa vuol dire? Che ogni applicativo sopra viene sviluppato magari da dei founder, da delle persone, eccetera, però c'è la possibilità che continui all'infinito perché altre persone continuano a svilupparlo per X motivi. E senza doversi conoscere l'un l'altro. E secondo questa è un mezzo layer per fare in modo che chiunque la ricerca, sì, e soprattutto che la ricerca e lo sviluppo sia, come dire, non ci sia solamente manutenzione, ma sia, come dire, continui a migliorarsi e ad evolversi. Sì. Ragazzi, tornando sul pezzo, sì. Esatto, cerchiamo di riassumere. Vi ho parlato del Web 2 che ha portato al Web 3. Il Web 3 era incompleto prima perché mancavano dei meccanismi decentralizzati, no? Per avere dei passaggi in qualche modo non censurabili da una cripto all'altra e dal fiat all'altro. Stiamo vedendo appunto in questo momento storico cercare di unire Web 2 e Web 3 con dei meccanismi più possibili decentralizzati, più possibili frictionless. E Ethereum per adesso sta facendo, diciamo, la parte da padrone in questo settore, giusto? Questo è sicuro. Okay. Per aggiungere l'ultima sottolineatura. L'ultimissima, perché già abbiamo fatto un record. Sono sicuro. Se il mondo DeFi, ok, tu sapessi che ogni applicazione ha degli standard di sicurezza, sì, e che li puoi visionare molto facilmente, cosa che anche oggi best practice, ricordiamo, tu la useresti con molta più tranquillità. Assolutamente. È questo che poi ovvio l'inconveniente ci può sempre essere, però come abbiamo detto all'inizio e come giustamente ribadito te ora, soprattutto anche per quanto riguarda e ricordando la ricerca e lo sviluppo continuo che c'è su Ethereum, cioè questo è, come dire, un po' agli utenti è un consiglio che mi sento di dare: cercate di ma poi ovviamente fate come vi pare, ma per stare più tranquilli andate ad operare su quei protocolli dove c'è, oltre che a tantissima ricerca e sviluppo, anche l'adozione di best practice del settore, ci sia stato un audit nelle più varie forme disparate che ci sono oggi, che sia utilizzato, come dire, fatevi, ripeto, parte diligente, perché solamente così, anche così, o meglio, anche così, i contenuti delle DAO, delle DAP, degli FO e quant'altro potranno crescere in qualità.